skroz divane. Ci sono ponti e cavalcavie, quel 27 dicembre era ancora viva Maria Tizia Pertini. Alla radio era incletto e mentre ascoltava la sua vita finiva. Fino ad allora un nome qualunque, fino ad allora una donna felice, sposata da poco, andava in vacanza col suo marito. Ancora per poco, in prima pagina, il giorno dopo. E all'improvviso le si trova morta con un sasso nel viso. Sulla 21 Torino-Piacenza, vicino a Tortona, con dei balordi che tirano sassi alle macchine in corsa. Poi scappa un veloci per non farsi vedere sulla cavallosa. Sul cavalcavia della morte, sul cavalcavia della morte. Niente paura di tutto questo, se ne parlerà in futuro. Nel baraccone mediatico del corso vi ha posto il tavolo e rotonde e autorevoli interventi sociopsico visto le mocazzo di gesti ne parleranno. Ed infine l'uomo bianco dalla finestrella madre di piazza San Pietro non ci farà mancare il suo monito trascendentale, che delle loro saltanti gesta è giunta l'eco. Qui nell'anticamera del Padre Eterno, qui nell'anticamera del Padre Eterno. Italia mafiosa e omertosa, l'Italia delle stragi impunite, l'Italia degli abusi sessuali che rimbalzano nelle aule dei tribunali, l'Italia del pendolino così come Ustica, che per sapere com'è andata non basta un secolo. L'Italia dove il lavoro è un'utopia e non è finita qua. Stessa cervelle alla moda, sociologi, psicanalisti, pretoni, donanti, manipolatori di opinioni e del testo fatto della pubblica informazione, manipolatori di idee e di opinioni, tanti altri coglioni. Discoteca è noia, la musica pop è noia, il sesso poi è un meccanismo scontato, senza più segreti ed emozioni, forse anche la droga è noia, un meccanismo scontato, senza più segreti ed emozioni. Ma da vecchio pacucco io penso e rifletto che per primo da fare sarebbe bene intanto zittire gli amplificatori del male, i cattivi maestri, i saltatori della notizia, i venditori di cronache, il
correttore di bozze, padre guardiano e la badessa di turno. E la badessa di turno. E la badessa di turno. Mi sovviene perciò di certi giochetti della mia epoca, dove l'ideale no cortee, sfilate e processioni, pomodori, marci, uova in putrede e fusciame vario, tirato sul capo dei passanti, tirato sul capo dei passanti. A suonare i campanelli ai professori nel cuore della notte, e il giorno dopo al ritorno di scuola erano botte, e mi casca alle braccia dove la sua mente ammette di non aver rimedi. Alla matta bestialità, alla matta bestialità, e mi casca alle braccia e doverosamente ammetto di non aver rimedi. Alla matta bestialità, alla matta bestialità. Ed omertosa Italia delle stragi impunite, Italia degli abusi sessuali che rimbalzano nelle aule dei tribunali, l'Italia del pendolino così come Ustica, per sapere com'è andata non basta un secolo, l'Italia dove il lavoro è un'utopia, e non è finita qua, e non è finita qua. Casca alle braccia e doverosamente ammetto di non aver rimedi. Alla matta bestialità, alla matta bestialità. Ciao Maria Teresa.